siete collegati sempre in diretta con la Globen Arena di Stoccolma, ci sono 15.000 spettatori quasi per vedere questa finale dei sedicesimi campionati europei. È stata una finale in un palazzetto pieno di gente, quasi tutti svedesi, ma erano già arrivati molti italiani, c'erano molti giornalisti e noi siamo arrivati in finale molto molto convinti, anche se la Svezia allora aveva una squadra molto forte. Stolz per Edengard, chiama Nilsson da seconda linea, aveva difeso per... Però noi giocavamo una grandissima partita. Andiamo a vedere, Giorgi contro il muro 2, è fuori, ma è stata toccata, 14-7 per la squadra azzurra, è prima possibilità di chiudere il match, 14-7, il servizio di Roberto Masciarelli, Edengard, lo schema di Dolce, la ripresa di Bernardi. Alzata mia naturalmente, perché alzavo io, e attacco di Zorro da posto 4. Posto 4 tra l'altro che non è la sua posizione migliore. E poi c'è Topoli, arriva Giorgio, siamo campioni d'Europa! Siamo campioni d'Europa! Non era mai successo, è meraviglioso, l'Italia campione d'Europa! Non era mai accaduto, al massimo un quarto posto! Quindi chiusi l'europeo, prima medaglia d'oro della storia della pallavolo italiana, con un attacco che ho fatto male per tutta la vita. Il giro del campo d'onore per la formazione italiana, applaudita dallo sportivo pubblico svedese. Anastasi, Zorzi, Lucchetta, c'è tanta gioia da parte del sestetto italiano. Un grazie a questi giocatori. Però mi ricordo molti festeggiamenti perché... Ma intanto perché mi sono ubriacato di un modo... C'era mia moglie con le figlie piccole che in un momento io ho preso la mano della più piccola e stava salendo su un pullman che andava in Finlandia. Mi hanno tirato giù da sopra il pullman.